Signore Dio nostro, Dio onnipotente, abbia
e in questo giorno, per mezzo del tuo unico figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna. Concedi a noi che celebriamo la Pasqua di risurrezione di essere rinnovati nel tuo spirito per rinascere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero, appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. La pietra scarpa.
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Vittime pasquali laudes in me.
aperto per primo il sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, Abbiamo ascoltato nel Vangelo.
apostoli, Simone e Giovanni, lo hanno scoperto. Scopriamolo anche noi. Il sepolcro non è normale, non è per sempre, così come ci auguriamo che non siano normali e per sempre questi giorni in cui anche noi siamo un po' chiusi dentro. Preghiamo insieme che il Signore ci aiuti ad uscire, come diceva Don Roberto questa notte, nuovi dal sepolcro, un po' migliori, perché la vita è drammatica e lo sappiamo, prevede una lotta tra bene e male, tra vita e morte, tra amore e odio, ogni istante si gioca una sfida. Ogni momento della vita, ecco perché la vita la diciamo drammatica, ma non la diciamo tragica. Il finale non è la morte. Nei film drammatici funziona così. Dopo momenti anche complicati, poi la vita è più bella. Nei finali tragici, no, ma la vita non è tragica, drammatica sì. E allora concludo con una poesia che 15 anni fa, ero prete da pochi mesi, un'amica della parrocchia mi aveva inviato, la dedico a voi, per il mattino di Pasqua. Io vorrei donare una cosa al Signore, ma non so che cosa. Andrò in giro per le strade zufolando fino a che gli altri dicano è pazzo. E mi fermerò, soprattutto coi bambini, a giocare in periferia e poi lascerò un fiore ad ogni finestra dei poveri e saluterò chiunque incontrerò per via, inchinandomi fino a terra e suonerò con le mie mani le campane sulla torre a più riprese finché non sarò esausto. E a chiunque venga, anche al ricco, dirò siedi pure alla mia mensa. Anche il ricco è un povero uomo. E dirò a tutti, avete visto il Signore? Ma lo dirò in silenzio e solo con il sorriso. Io vorrei donare qualcosa al Signore, ma non so che cosa. E non piangerò più, non piangerò più inutilmente. Dirò solo, avete visto il Signore? Ma lo dirò in silenzio e solo con un sorriso. Poi non dirò più niente. Fratelli carissimi, per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del
risuscitato dai morti e ora siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati e la risurrezione della carne e la vita eterna? Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù, Signore nostro, per la vita eterna. Amen. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Esprimiamo al Signore la nostra gratitudine e a Lui affidiamo le nostre attese e i complessi problemi dell'umanità in questo passaggio drammatico della sua storia. Uniti nella stessa fede, diciamo insieme: Signore della vita, ascoltaci. Signore della vita, ascoltaci. Cristo risorto, giorno senza tramonto, fa che la Chiesa risplenda ovunque per la sua fedeltà al Vangelo e guidi ogni uomo e donna a trovare nella tua risurrezione il significato del vivere e del morire. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Cristo risorto, presenza nascosta nella storia, illumina quanti in Italia e nelle altre nazioni occupano ruoli importanti a livello politico o civile, perché si sentano corresponsabili nel salvaguardare la vita delle persone e il futuro dei paesi. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Cristo risorto, amore eternamente donato, abbraccia con la tua consolazione coloro che vorremmo abbracciare, i malati, gli anziani, i carcerati, quanti hanno perso un familiare e quanti, lontano da noi, vivono situazioni di ingiustizia o di violenza. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Cristo risorto, nostra luce e nostra speranza, resta con noi a condividere l'isolamento di questi giorni e fa che nelle nostre case la gioia della Pasqua ci stimoli a vincere ogni timore e a custodirci a vicenda con amore e pazienza. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Signore Gesù Cristo, che hai vinto la morte, accogli le nostre preghiere e fa che cerchiamo sempre le cose di lassù per rivelare al mondo il tuo grande amore. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Thank you.
Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Comunione spirituale. Mio Dio, credo che sei realmente presente
separi mai da te. Così sia. Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali, giunga alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Chinatevi per la benedizione solenne. In questo santo giorno di Pasqua, Dio onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Dio che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Voi che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la resurrezione del Signore, possiate sempre godere la salute del corpo e la consolazione dello spirito.